VPC LOL, Salam Alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Origins. Sono sempre io, Valtra Leaf, il fondatore di VPC LOL. L'ultima volta eravamo tornati dopo gli eventi che sono successi nella necropoli e dove c'è stata quella colluttazione. Abbiamo scoperto che Isidora è stata l'artefice di tutto questo, lei ha il manufatto. E lei praticamente l'abbiamo sfidato Tutankhamon, il quarto e ultimo boss. Ora non dovrebbero più essercene perché li abbiamo sconfitti tutti. E siamo nella Duat e dobbiamo tornare, ma visto che la Duat non l'abbiamo ancora fatta, dobbiamo fare Ciò che altro. sua madre ha iniziato. Un rito per rigenerare Maat nella tomba nascosta del faraone dimenticato. Eh sì, raga. Eccoci nella Duat. Però prima facciamo qualcosa. Sì, questo è un luogo un po' particolare, raga. È l'ultima, la quarta e ultima parte. Però prima facciamo delle missioni perché dobbiamo. Intanto dobbiamo capire dove si trova. Vai su. Sì, questo è un luogo un po' particolare. Sì, vi faccio vedere, tipo, saliamo più su che possiamo. Qui siamo abbastanza in alto per. Eccolo qua. Ok, dobbiamo ora vedere. Noi possiamo andare perché. Prima andiamo qua. E di qua sono forti. Questi, diciamo, nemici, cioè i servi di Anubi. E dobbiamo esplorare tutta la Duat prima di andare avanti, perché se no non ha senso. È un posto un po' particolare, anzi, facciamo un po' di foto vabbè, tutta sta parte. Perché c'è molto da fare le foto qui. E vabbè, eh sì ragazzi, siamo arrivati all'ultima parte di questo gioco. Beh, quasi tutto perché c'è ancora un'ultima cosa da fare dopo questa. Però il più è fatto. Che quanto ci mette però, raga. Andiamo. Oh. Sì, perché purtroppo. Questa è sempre stata di Tutankhamon, quella è la parte dove si entra. Eh sì, la Duat è strana. Purtroppo, che ci possiamo fare? Ti faccio un po' di foto, perché così almeno. Facciamo qualcosa. Ok. Vabbè, qui possiamo usare la.
Perfetto. Quindi Tutankhamon. Ok. Ok, aspettiamo un attimo. Aspettiamo. Non respira. Togliti di torno. Ok. Ok. Sì, questo è il tempio di Tutankhamon. Quella stele. Cazzo è l'altro. Forse è dentro il tempio. Vabbè, ora vediamo. Eh sì, qua ci metteranno almeno due episodi. Due o tre episodi li faremo. Torniamo un attimo qua. Probabilmente qua dentro qualche parte. Io non so in che zona. Di là. Devo andare di qua. E vabbè. Poi eccolo qua dov'era. Sali qua. E questo abbiamo completato. Sacrario di Anubi. Cioè, dobbiamo andare sopra. Non so se si trova là. Qua. Immagino che sia sotto. Qua dentro immagino che sia, sì. Questa tomba, la morte di un dio. Predietto dall'occulto Tutankhamon, il tuo viaggio della duota inizia. Il tuo ka si agita nel suo guscio infranto, poserà una piuma di struzzo al tuo fianco come simbolo della ultima tua grande battuta di caccia. Eh sì. Ok, e qui non c'è più altro da fare. Ok. E qui è fatto. Adesso tutto ci dirigiamo qua.
qua che senza farci vedere ovviamente, cioè senza farci scoprire perché. Ci porta. Sì, perché dobbiamo stare attenti ai servi di Anubi. Questi sono tutti persone morte. E nella Duat. Vedo ci porta. C'è qualcosa. No, non ancora, Osiride. Aspetta. E ci sono questi stronzi. Cerchiamo di stare nella zona rialzata così non ci può vedere. Perfetto. Li ho sconfitti tutti poco prima che. Non potete fare i cazzi vostri comunque voi. Sale di Selkis. Questa è. Facciamo pure qua un video. C'è un video, una foto, così almeno. Ok. C'è il tesoro, Selkis si immagina che sia qua dentro. Sì. Cioè non lo so. Ok. Perfetto, abbiamo liberato il passaggio. Però devo capire. Dov'è lo scorpione? Qui dentro è. Perfetto. Ok.
Perfetto, abbiamo. Il micro non ci serve più. Ok. Quello, come vedete, era il 58, raga. Non è facile. Appena lo vedete, colpitelo subito. Se no è dura, comunque. Viaggio nella duat. Ognuno di noi deve tracciare la duat nella morte. Qui supereremo prove e sfide per raggiungere Anubi e la sua terribile bilancia. Da qui saremo giudicati. Se il nostro cuore sarà più pesante della piuma di Matt, saremo inghiottiti dalla vitatrice di Anya. Se il nostro cuore sarà più leggero, entreremo nei campi dei giunchi. Eh sì. Ok, niente. Non certo qui si deve fare. Proprio come uscire di qua. Come si esce di qua? Qua, ah, ecco, trovata. Eh sì. Ok. E questa era già una delle cose più pallose. Ora facciamo questa. Andiamo qua. C'è qualcosa. Aspetta, andiamo qua prima. Questa è un frammento di stella. Ci facciamo il rifornimento qua. Eh sì. Faccio un altro. Ah, già però prospettato, ci abbiamo un'abilità che possiamo potenziare. Facciamo un guerriero, veggente, cacciatore, facciamo una. Siamo a livello 1. Eh sì. Ok. Non c'è nient'altro. Ci porta in questa duat. Cosa c'è qua? Sali. Caverna del Loto. Cosa che c'è?
Perfetto. Fortunatamente non è sorvegliata. Il fiore di loto, prima della commedia di uomini e bestie, prima dei fiumi, delle colline dei deserti, prima delle stagioni del giorno e della notte, del sole, della luna e delle stelle, ogni cosa c'era solo un fango, da cui sbocciò un piccolo fiore di loto, fu alla delicata corolla di quel fiore che nacque il creatore, con esso un'altra cosa, un'altra cosa per questo veneriamo il loto, fiore del sole, della creazione della rinascita della fonte del Nilo. Ok, però rimanere qua sopra può essere. Aspetta. Vedi qua. Ok. C'è un altro da qualche parte, ma non so in che area dobbiamo guardare, perché. In alto. Sì. Merda. Ok, riproviamoci. Non avevo sbagliato. Ok, ora l'abbiamo agganciato. Eccolo qui. Ok, possiamo uscire di qua. E questo è fatto. Ora andiamo qua. Sono tutti qua. Tre dei guardiani.
Okay. Okay. No? Andiamo qua. Perfetto. Andiamo qua. Perfetto. Andiamo qua. Da qui non ci serve. E niente, raga. Ok, questo non ci servono. Via. Ora possiamo andare qua. Abbiamo già fatto. Ho esplorato già mezza Duat, potremmo dire. Dov'è sto posto? Mi sa che è in alto sto posto. E vaici in alto. Aspetta. Saliamo sopra allora. Non c'è nessuno. Qua sopra, ma immagino, sì. Okay.
Che non riesco proprio a prendere le raga. Sali? Minchia, però che palle. Ok. A proposito, ma che cosa sono queste? Voglio sapere. Parti animali, se si possono dire così. Piuma del Ba, che vive all'interno da dove la carne si dissolve. E saremo in alto allora. Sali. E vabbè. Saliamo sopra. Esposito della gola. Ah, uno scorpione gigante. C'è un modo per entrare, ma non so dove. Eh sì. Qua è, diciamo, una... Devo capire come entrare.
Sali. Ah già. Devo capire dove si entra. Se bisogna fare il giro. Non è che non dobbiamo entrare dentro quelle colonne. Eh sì, questa qua è più tosta, raga, ma del resto ci stava. A salire. Dove ci porta? Eh sì, stiamo salendo in alto. Yeah.
mi ricordo come si combinava questa. Certo, una. Vabbè. Ah, qua, trovata. Ok. Ok. È stata un po' difficile, ma ci siamo riusciti in qualche modo. Ok, tu. Che non si sposta sto coso. Ah. Ok. Perfetto. Allora, fatemi prima vedere quanto siamo arrivati, perché mi devo fare un'idea. Siamo qua intanto. Vabbè. Siamo. Vabbè, ancora 10 minuti possiamo fare ancora qualcosa, dai. Ora andiamo qua, dove c'è il teletrasporto, dai. High position, Gareth. Della conoscenza. Immagino qua sopra dobbiamo andare. Sì. Vai su. Sali, sali, sali. Ah, tipo in alto là dobbiamo andare. C'è il pilastro. Ok. Ok, siamo arrivati qua, o quasi. Ok. Sì. C'è un. Sì. Tu
sei splendido all'alba e al tramonto. Tu, signore vivente, tu immutabile, tu mio padrone. Ti rendo omaggio, amato di Ra, immagine di bellezza. Tu sorgi sulle spalle della madre e ti ergi sotto i raggi argentati di Khon. Ok. Saliamo qua sopra. Volevo proprio parlarci. Attenzione, abbassalo, ora! Non darvi fastidio. Da cagare. Eh sì, vabbè. Dentro Libro dei morti. Vabbè, questo leggiamo magari perché è un po' lungo. Va bene, dai, raga. Sei arrivato, campione di Thoth. Lei. Vabbè, però, raga, terminiamo l'episodio. Continueremo nel prossimo, dove continueremo l'esplorazione completa della Duat e poi andremo avanti nella storia. Ci si vede, ciao, alla prossima. Come dice in arabo, alaikum salam, soprattutto iscrivetevi sui social. Ciao.